Brasilia ridiscuterà il caso Battisti. Frattini alla TV brasiliana, indegno che un simile criminale possa presto circolare libero sulle vostre spiagge. Bossi, crescono numeri a favore Berlusconi, federalismo passi entro il mese, l'ex Fignano Moffa, 10 parlamentari in più a sostegno maggioranza. Tir non si ferma a posto di blocco, inseguimento e sparatoria a Catania, ferito il camionista, tossicodipendente finanziere colpito di striscio. Napoli, morto il baby rapinatore colpito in una sparatoria a Caserta, non ce l'ha fatta, il 15enne ferito dai botti inesplosi. Ultime corse per calze e doni della Befana, attenzione ai giocattoli contraffatti e pericolosi, maxi sequestro a Roma. In Francia, giorni contati per l'ultimo guardiano del faro sulla costa vicino a Bordeaux, il 2011 è l'anno della pensione. Rischia 4 anni di carcere il medico di Michael Jackson a Los Angeles. È cominciato il processo che dovrà stabilire le responsabilità del cardiologo che iniettò la dose di anestetico. Il caso non è chiuso, si sviluppa su più fronti l'offensiva italiana per ottenere l'estradizione di Cesare Battisti dopo il no di Lula. Il primo è quello giudiziario. César Peluso, presidente del Supremo Tribunale Federale brasiliano, ha disposto la riapertura del fascicolo a seguito del ricorso del nostro paese. Ma Frattini ha intenzione di coinvolgere anche l'Europa sulla vicenda Battisti, convincendo gli altri paesi ad assumere una linea comune. E un'intesa potrebbe essere trovata anche nel Parlamento italiano, quando alla riapertura della Camera la prossima settimana si discuterà della ratifica dell'accordo militare con il Brasile. Maggioranza e opposizione che ieri hanno manifestato separatamente in diverse città italiane dinanzi all'ambasciata e ai consolati brasiliani potrebbero mettersi d'accordo per un rinvio, una forma di pressione psicologica che comunque non mette in discussione i rapporti economici fra i due paesi, che riguarda un giro d'affari di circa 10 milioni di euro. Rompere quegli accordi, osserva il titolare della Farnesina, non aiuta né a riavere Battisti né a difendere gli interessi dell'Italia e degli italiani. Anche Berlusconi, incontrando ieri Alberto Torreggiani, figlio di una delle vittime di Battisti, conferma che non si pensa a sanzioni nei confronti del Brasile, ma che l'Italia farà di tutto per assicurare un criminale alla giustizia e annuncia per la terza settimana di gennaio una conferenza stampa a Bruxelles con il Partito Popolare Europeo per spiegare la verità sul caso Battisti e arrivare fino alla Corte di Giustizia dell'AIA. Approvazione del federalismo entro il 23 gennaio e nessun timore per la mozione di sfiducia dell'opposizione al ministro Bondi. Smaltita la cena degli ossi con Tremonti e Calderoli, Umberto Bossi fissa l'agenda del governo. Per Bossi l'ostacolo Bondi non esiste. Il rischio oggi sarà che la Lega puntasse i piedi e basta. Però non li puntate i piedi? No, perché siamo amici, per essere Berlusconi, importante. Che portiamo a casa il federalismo, poi resta. Ma resta la data tra il 17 e il 23 di gennaio, come diceva il ministro? Oggettivo, se si vuole andare al voto bisogna fare le cose in quel periodo lì. Bossi conferma insomma che per il governo saranno decisivi i prossimi giorni. Il leader della Lega si fida di Berlusconi ma precisa che al telefono ieri sera c'è stato solo uno scambio di auguri. Con Berlusconi ha parlato Tremonti. Ho sentito che ci ha parlato solo Tremonti e Berlusconi. Lei ha detto che si fida dei numeri di Berlusconi. Ma ha detto che stanno crescendo. Stanno crescendo, cioè 10 non bastano. Non lo so, stanno crescendo. Confermata l'amicizia con Berlusconi, Bossi non si sbilancia più di tanto sulla possibilità di allargamento della maggioranza. Un segnale? Per il Premier non esiste nessun caso, il pressing leghista sul voto anticipato è un'invenzione dei giornali, come le ambizioni di Tremonti. Sulla candidatura a sindaco di Milano, però, Bossi conferma che la Lega sta ancora valutando diverse soluzioni. Sulla Moratti dobbiamo decidere, dice il senatore. Fin qui il leader leghista, ma intanto sul federalismo uno spiraglio lo aprono i centristi dell'UDC. Il partito di Casini, che in Parlamento fino ad ora ha sempre votato contro la riforma, detta le sue condizioni. Disponibili a valutare se però nel testo entrano quoziente familiare e copertura economica per la cedolare secca sugli affitti. Casini garantisce che questi sono i punti che interessano anche a Fini e Rutelli. Tentativi di allargare la maggioranza e di tenere in piedi il governo che dimostrano che la maggioranza non c'è più, attacca l'Italia dei Valori.
Momenti di paura questa notte a Catania. Un tossicodipendente che si era impossessato di un tir di proprietà di un parente ha cercato di sfuggire a un posto di blocco dei carabinieri lanciandosi contromano per le vie del centro. Una folle corsa nella quale l'uomo ha travolto diverse auto, anche quelle delle volanti della polizia che tentavano di bloccarlo. Un inseguimento durato decine di minuti che solo per un caso non si è trasformato in tragedia. L'uomo, visibilmente alterato, dopo aver superato tutti i posti di blocco, ha tentato di forzare il varco d'ingresso al porto. A questo punto gli agenti sono intervenuti, esplodendo alcuni colpi di pistola verso la cabina del conducente. Ferito gravemente, l'uomo è stato così costretto a fermarsi. Nella sparatoria un proiettile ha accidentalmente raggiunto alla gamba anche un agente delle Fiamme Gialle di guardia al varco dello scalo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Nel dicembre scorso l'uomo era già stato protagonista di un simile episodio alla guida di un mezzo meccanico. Autovelox nascosti oppure segnalati con cartelli più piccoli del dovuto, quindi meno visibili, erano sistemati lungo la E45 in provincia di Forlì, nei comuni di Roncofreddo e di Verghereto. Così dal 2007 ad oggi circa 45.000 automobilisti sono stati multati, fino a questa mattina, quando la polizia stradale di Forlì ha sequestrato gli impianti e notificato 40 avvisi di garanzia. Sono indagati per concorso in abuso d'ufficio e falso i sindaci dei due comuni, alcuni assessori, i comandanti delle polizie municipali e i responsabili delle ditte che avevano tenuto in appalto la gestione degli autovelox, ditte che tra l'altro intascavano tra il 23 e il 53% di quanto pagato dagli automobilisti. La più grave delle violazioni è la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative elevate. Gran parte di questi proventi andavano in maniera illegittima alla ditta privata e ad altre destinazioni. La Postrada sequestra tutte le multe emesse dai comuni che ogni anno intascavano somme tra i 500.000 e il milione di euro, un'indagine partita dalle segnalazioni dei cittadini. L'autovelox svolge tutta la sua efficacia laddove viene visto come uno strumento di prevenzione, non come uno strumento di repressione, quindi lo dice anche la direttiva del signor Ministro dell'Interno. Freddo, nevicate e soprattutto gelo, quasi da record. I meteorologi non hanno dubbi. In Italia nelle prossime ore ci sarà da battere i denti. Tra stasera e domani le temperature scenderanno in tutta Italia e al nord, anche a bassa quota, arriverà la neve anche in pianura, in Piemonte, Liguria, Emilia e Lombardia. Un freddo intensissimo sta colpendo in queste ore la Valtellina e la Valchiavenna. A Livigno si sono registrati picchi fino a meno 25 gradi. Ma a parte queste situazioni estreme, la città più fredda nella notte nel nord Italia è stata Bolzano con meno 8, seguita da Udine meno 6 e Venezia meno 3, 0 gradi a Milano e Torino. Nel centro-sud invece il freddo più intenso si è sentito a Bari con 0 gradi, seguita da Napoli con 2 e Roma con 4, 9 gradi a Palermo. Giornate migliori invece per i giorni seguenti all'Epifania, quando le temperature torneranno a salire in tutta Italia e diventeranno più miti o comunque allineate alle medie stagionali. Scivolano sull'acqua i gommoni dei soccorsi dove prima c'erano le strade. Oltre agli uomini scappano i serpenti e sembra anche i coccodrilli in cerca di un rifugio nelle case semisommerse. Gli aiuti per i circa 200.000 abitanti del Queensland australiano ormai arrivano solo dall'alto. È una regione grande come la Germania e la Francia messi insieme. Dopo oltre un mese di piogge torrenziali ininterrotte, il livello dei fiumi ha raggiunto livelli record. In alcuni punti delle enormi estensioni di campagne coltivate e delle 40 cittadine disseminate sul territorio, l'acqua ha raggiunto i 9 metri d'altezza. L'inondazione è già costata quasi un miliardo di euro, 10 le vittime, uomini e donne, che erano state sorprese dalla furia dell'acqua. La città più colpita è Rockhampton, 77.000 abitanti da due giorni, completamente isolata via terra. Dall'altra parte dell'oceano anche la California continua ad essere flagellata dalle piogge che hanno provocato inondazioni e frane, soprattutto nella zona di San Bernardino. Forti nevicate in Russia, migliaia di abitanti rimasti senza energia elettrica dopo la caduta dei pali della luce, e in Cina, dove un esercito di 10.000 persone è entrato in azione per liberare dalla neve e dal ghiaccio un'autostrada dove si era formata una coda d'auto di oltre 100 chilometri. L'influenza ha ucciso in Inghilterra, vittima la collega e amica di Harry Potter, e ha ucciso decine di anziani. È il primo picco del virus e fra settimane si estenderà al resto dell'Europa. H1N1 si chiama, sempre lui l'agente virale, con due varianti, A e B. È il virus della temuta influenza dell'anno scorso, che apprensione aveva suscitato per una possibile mutazione che non ci fu. Malgrado i decessi del Regno Unito in quest'inverno, l'andamento della curva epidemica europea è conforme alla maggior parte degli anni passati. Vedete, la linea rossa è l'epidemia 2010,
L'anomalia, semmai, avvenne l'anno scorso, linea azzurra, quella con il picco dei casi nelle prime due settimane di novembre. Verso la cinquantesima il numero dei casi si era già fortemente ridimensionato. Il picco italiano quest'anno è atteso da metà a fine gennaio. I primi casi gravi del Regno Unito sono relativi ad anziani colpiti dal ceppo A-2009 del virus H1N1. Dall'Istituto Superiore di Sanità al momento si aspettano un andamento tranquillo dell'edizione 2010. I sintomi sono sempre gli stessi: attacco all'apparato respiratorio, febbre, interessamento dell'apparato digerente. Contro il virus le solite misure: vaccini, come detto, e azioni comuni come frequenti lavaggi le mani, fazzoletti in caso di starnuti frequenti, evitare luoghi affollati. Il vaccino trivalente del 2010 protegge efficacemente. Ogni giorno migliaia di camion percorrono l'autostrada fra Monaco di Baviera e Salisburgo, ma in questo itinerario tedesco è stato installato un sistema di controllo dei tir, telecamere e sensori che servono alla polizia a scovare quegli automezzi sovraccarichi o in cattivo stato che potrebbero causare gravi incidenti e quindi inquinamento e intasamenti. Per identificare questi veicoli a rischio sono state disposte telecamere lungo un tratto di autostrada, ma anche il percorso è munito di sensori a terra. Quando i camion circolano in questo tratto, il loro peso e la loro velocità, ma anche lo stato delle gomme e dei freni vengono monitorati. Ricercatori europei del progetto Asset Road hanno sviluppato una tecnologia all'avanguardia che trasforma la polizia in angeli custodi. Alla fine puntiamo a togliere dalla strada i veicoli con freni usurati o altre avarie. Se li eliminiamo in tempo possiamo prevenire gli incidenti e rendere in generale più sicura l'autostrada. Quando le telecamere allertano sulle anomalie, i camion vengono invitati ad un controllo in una zona di test semiautomatici. Qui adoperiamo una telecamera termica che controlla lo stato delle ruote, del battistrada, se i freni funzionano, se sono inefficaci. Qui possiamo controllare la prima e la seconda ruota, gli assi e l'insieme dello chassis. Una volta esaminato il veicolo, nel peso e negli assi, i dati vengono stampati. Questo è il sistema elettronico che può pesare i veicoli in movimento. Quando il mezzo transita, qui viene registrato il peso esercitato a terra dalle ruote. Il tipo di veicolo viene automaticamente individuato e si scopre immediatamente se il carico è eccessivo oppure no. Gli analisti ricevono inoltre immagini del mezzo in movimento, colte sulla strada, con una telecamera in 3D. I veicoli sono individuati secondo il modello e si visualizzano le loro distanze di sicurezza e di manovra. È un altro sistema per prevenire i rischi della guida. Un obiettivo che dovrebbe essere condiviso da tutti gli altri paesi europei, incrementando la presenza di zone test come questa per autostrade più sicure e anche ecologiche.